Adesso è di colore verde, ma tra un po' diventerà del classico colore arancione. Questo è un agrume tipico della Costa dei Trabocchi. Buongiorno da Tollo, dalla provincia di Chieti. Un'azienda di Tollo ha deciso di puntare su queste produzioni e ha riscoperto appunto questi agrumi tipici di questa zona. Si tratta della cosiddetta arancia Portogallo, ha un gusto davvero particolare, tendente alcune volte anche all'arancia amara. Un agrume che venne decantato anche da Gabriele D'Annunzio. Un'azienda di Tollo ha deciso di riscoprire queste produzioni artigianali, questi distillati a chilometro zero. E siamo entrati nel cuore della distilleria, dove ci accompagna una frase di Gabriele D'Annunzio che sintetizza appunto l'ambiente nel quale ci troviamo. Manuele Grima, la distillazione è da portare a scoprire anche dei prodotti tipici del mondo dei liquori abruzzesi. Certamente, in questa distilleria si produce una base acquavite agrumata con arance della tipologia del Portogallo che connotavano fino a qualche anno fa, ahimè oggi molto meno, la costa dei Trabocchi abruzzesi, quindi quella che va proprio da queste zone dell'Ortonese fino ai confini con il Molise. Nel nostro sistema di vapore abbiamo il vapore pronto e quindi possiamo iniziare a caricare il distillatore. Com'è nata questa passione per la distillazione? Principalmente mi ha sempre affascinato il mondo, diciamo, della natura, anche dell'agricoltura. Poi sono appassionato, molto appassionato di chimica e quindi unendo le due cose mi sono appassionato all'estrazione. Speriamo di aver soddisfatto quella che era un grande sogno di Gabriele D'Annunzio, cioè quello di creare un prodotto al 100% abruzzese e che si realizzasse in questa splendida regione. Un importante riconoscimento, quello ottenuto dall'azienda, dalla Coldiretti Abruzzo con Oscar Green, che premia i cosiddetti innovatori di natura, ovvero quei giovani imprenditori che hanno un'idea diversa per il rilancio e lo sviluppo del proprio territorio e che quindi decidono di inventarsi qualcosa di nuovo, come appunto quello del recupero dell'agrume Portogallo, qui tipico delle coste dei Trabocchi.